Buon lunedì amici e bentornati a questa puntata della rubrica settimanale della libreria esoterica Il Sigillo. L'ultima puntata prima della chiusura estiva, la prima chiusura estiva, però vi ricordo che poi dal 10 sarò di nuovo qui in libreria per voi naturalmente e in seguito chiuderemo nuovamente in agosto come facciamo di solito. Dal momento che io e Jessica abbiamo stabilito di riproporre il nostro corso sugli arcani maggiori il 22 giugno e di conseguenza intorno vicini al solstizio d'estate, per l'appunto, ho pensato di proporvi una lettura che abbia a che fare sia con i tarocchi sia con il sole. E la mia proposta è i tarocchi come via iniziatica anche nella Divina Commedia di Guido Araldo, edito da Bastoggi Libri. Quindi i tarocchi e Dante Alighieri, la Divina Commedia. Dante di cui si è discusso a livello, diciamo così, sociopolitico molto di recente, se avete seguito le notizie. Ma non è nostra intenzione fare polemiche di alcun genere, anche perché noi consideriamo la Divina Commedia dal punto di vista iniziatico ed esoterico, non quindi religioso, non quindi politico, ma nemmeno letterario e artistico. La esaminiamo dal punto di vista prettamente iniziatico e perciò esoterico. E appunto, dato che il nostro corso avrà luogo durante il solstizio d'estate, la lettura che vi propongo oggi è tratta dal 19° arcano, cioè il Sole. E il capitolo inizia con una strofa di Dante Alighieri dal decimo canto del Paradiso. La quinta luce, che è tra noi più bella, spira di tale amor che tutto il mondo laggiù ne gola di saper novella. Il sole è la quinta luce se si considera la sfera di fuoco che separa la terra dal cielo. È la stella più bella, il suo calore è simile a zefiro d'amore, massima espressione di Dio che impregna del suo amore l'universo. Nei tarocchi più antichi il sole è Apollo, simile a un putto che tiene tra le mani il fuoco solare, mentre corre sulla terra su una specie di disco. Un cuore dorato lo accompagna e questo riferimento al cuore deriva da un'antica frase, spira di totale amore. Ecco, mi interrompo. Il sole come spirale di energia, cioè come ponte dell'energia cosmica che si riversa sulla Terra. E qui abbiamo anche una valenza prettamente teosofica, se vogliamo, cioè il sole come Foat, cioè la testa di ponte tra il nostro sistema e il sistema universale, quindi lo yoga solare degli iniziati tra la Terra e l'universo. Negli arcani maggiori di Marsiglia, il sole, con le fiammelle che convergono verso di lui di palese ispirazione pitagorica, brilla con otto raggi dorati simili a spade e altrettanti raggi dorati simili a fiamme. Del suo calore e amore ne beneficiano due gemelli, probabilmente i fratelli Castore e Polluce, i Dioscuri, molto venerati nell'antichità ellenistica in tutto il bacino del Mediterraneo. Va precisato che una simile rappresentazione del sole dispensatore di raggi e rigeneratori è egizia. E torniamo naturalmente all'Egitto, che come molti riconoscono, sembra essere la fonte originaria delle simbologie che poi andranno a formare successivamente gli arcani maggiori. Perché dobbiamo ricordare che nonostante i primi mazzi siano databili al 1400, le figure archetipiche che sono rappresentate nelle singole carte, nelle singole 22 carte sono assolutamente precedenti, tant'è vero che
il loro simbolismo si ritrova in un'opera precedente, la Divina Commedia per l'appunto, e in simbologie precedenti ancora, come quelle geroglifiche, iniziatiche, che venivano mostrate all'adepto durante la grande iniziazione nella piramide. E qui torniamo appunto alla loro probabile origine egizia. È egizia, dicevamo, come documentato nelle antiche stele dove il sole, unico dio Aton, inonda dei suoi benefici raggi il faraone Akhenaton, ispiratore del monoteismo, in compagnia della bellissima regina Nefertiti. Alle spalle dei gemelli spicca il muro della Gerusalemme celeste, simbologia cara a San Bernardo di Chiaravalle, che dettò le regole a templari e cistercensi, un elemento tipico negli affreschi gotici, che qui ha i colori imperiali rosso e giallo, la porpora e l'oro, poiché il sole è luce. Il sole, fin dalle civiltà più remote, simbolo di vita, d'amore e archetipo del Dio Padre cosmico, è l'astro per eccellenza, venerato a livello planetario. È il vero padrone del cielo, che nei miti antichi solca un carro di fuoco, fonte di vita per tutte le creature. L'illuminazione del sole è allegoria di tutte le illuminazioni umane e il suo ciclo nel cielo è sacro. Si suppone che i più antichi megaliti, come a Stonehenge, siano stati innalzati per verificare, esaltare, venerare il grande ciclo del sole, fondamentale per qualsiasi attività umana, a cominciare dall'agricoltura, contrassegnandone solstizi ed equinozi. Nell'alchimia, la simbologia solare allude al compimento della grande opera, è la meta, l'opera al rosso, la rubedo. Il fanciullo viene incoronato re e il piombo si trasmuta in oro. La bestialità si è dissolta e finalmente l'uomo può avviarsi sereno verso il giudizio di Dio. E appunto abbiamo poi il ventesimo arcano, cioè il giudizio. Vedete quanti aspetti si possono riscontrare nell'archetipo solare, così come raffigurato nella carta dei tarocchi. Il sole è il motore, per gli antichi naturalmente, dell'intero universo, quel primordiale amore che muove appunto il cielo e tutte le altre stelle, secondo Dante Alighieri. Ovviamente tutto ciò è da considerarsi parte della mentalità arcaica, esattamente come la geografia sacra di cui abbiamo appena discusso nelle ultime righe del capitolo che vi ho letto. Gli antichi costruivano in modo tale da far sì che il cielo si specchiasse perfettamente sulla terra, e quindi la divisione del cielo, che molto spesso è quadruplice, perché la mappa sia terrestre sia celeste era legata a solstizi, ai due solstizi e ai due equinozi, si ritrova questa simbologia appunto in moltissime raffigurazioni, in moltissime mitologie. Abbiamo visto la Gerusalemme celeste, vediamo i quattro fiumi che escono dall'Eden, per esempio. Potremmo parlare della triplice cinta, cara anche ad altre popolazioni, come i druidi, per esempio. Ma il sole fondamentalmente è un punto d'unione, il punto di unione tra le energie cosmiche e quelle terrestri. E in questo senso, per Dante Alighieri, è la divinità stessa, quindi lo zenith dell'empireo, a cui finalmente il poeta può giungere in compagnia dell'amata, naturalmente, di Beatrice. Ma per avere una panoramica ancora più approfondita e legata anche naturalmente alla consultazione di questo e di tutti gli altri arcani, io vi invito a
seguire e ad iscrivervi al corso sugli arcani maggiori che terremo il 22 giugno. Bene amici, per oggi è tutto, io me ne vado in vacanza, anche se solo per una settimana, e quindi vi saluto. I tarocchi come via iniziatica anche nella Divina Commedia di Guido Araldo, edito da Bastoggi Libri, è per voi qui alla Libreria Esoterica Il Sigillo. Ci vediamo dopo il 10 e vi auguro una splendida settimana.